presentarsi? Mi chiamo Jim Brown, sono un veterano dell'esercito americano con 10 anni di esperienza. Quando è stato in Iraq? Sono stato mandato in Arabia Saudita in appoggio alle truppe che dovevano intervenire in Iraq. Ho iniziato la mia attività il 25 settembre e ho lasciato l'Arabia Saudita il 16 di febbraio 1991. Cos'è avvenuto là che non è mai stato rivelato? I militari americani, assieme ai loro alleati, hanno sganciato una bomba nucleare di circa 5 chilotoni di potenza nell'area di Basra, in Iraq. Dove è stata usata? Sì, la bomba fu utilizzata tra la città di Basra e il confine con l'Iran. Chi l'ha sganciata? È stata usata dai militari americani. L'arma che è stata usata è una bomba nucleare da 5 chilotoni. Viene anche chiamata bomba nucleare a potenza variabile. Che tipo di arma è? L'arma è essenzialmente una bomba a penetrazione ad alta efficienza. Quando viene sganciata, penetra all'interno dell'obiettivo. In questo caso è penetrata all'interno del terreno ed è esplosa là dentro. Viene anche utilizzata per rendere inaccessibili certe aree. Significa in pratica che l'intera area viene irradiata di radiazioni. È anche un messaggio molto efficace se volete dire a qualcuno di stare lontano da quel posto. Viene anche chiamata Bunker Buster. Secondo l'accusa del veterano Jim Brown, durante la prima guerra del Golfo, una piccola bomba nucleare di 5 chilotoni sarebbe stata fatta esplodere tra la città irachena di Basra ed il confine con l'Iran. Se così fosse stato, si sarebbe trattato della terza bomba nucleare usata durante un conflitto, dopo quella di Hiroshima e di Nagasaki. Una bomba nucleare di 5 chilotoni è una bomba relativamente piccola, più piccola di quella di Hiroshima che era di 16 chilotoni o di quella di Nagasaki che era di 22. Gli effetti della radioattività però sono ugualmente terribili. Siamo venuti a conoscenza della testimonianza di Jim Brown grazie a William Thomas, un giornalista canadese che ha molto lavorato con i veterani dell'esercito americano e ci ha messo in contatto con lui. Non ha paura a parlare di queste cose? Bisogna capire cos'è la paura. C'è un punto in cui devi dire basta. Letteralmente, quando superi quella linea non hai molta compagnia accanto a te, o lo fai o non lo fai. Quando ero nei militari ho alzato la mano destra e ho fatto un giuramento e a quel punto ho detto questo è quello che difenderò. Chi è Jim Brown? Nato nel 1965, entra nell'esercito a 22 anni, diventa ingegnere meccanico nella 10ª divisione montana di Fort Drum. Partecipa a Desert Storm in Arabia Saudita dal 25 settembre del 1990 al 16 febbraio del 1991. Rientra per problemi familiari e comincia ad accusare strani disturbi. Come altri veterani inizia una lunga battaglia perché la sua malattia venga riconosciuta. Si ammala a suo dire a causa di un vaccino contro l'antrace che gli è stato iniettato in Arabia Saudita. Nel 1997 viene ripreso ufficialmente per alcuni contrasti e degradato da ingegnere di livello 4 ad ingegnere di terzo livello. L'abbassamento del livello non gli permette di svolgere la mansione della quale è incaricato e quindi viene congedato, ma con onore. La sua attività nell'organizzazione dei veterani dell'esercito americano lo ha già portato ad essere citato dalla grande stampa, come in questo articolo del 2003 sul New York Times, e ad essere ascoltato dal Comitato di Consulenza della Presidenza degli Stati Uniti sulle malattie dei veterani della guerra del Golfo. Di ritorno da Desert Storm, fonda l'organizzazione di veterani Gulf Watch Intelligence Networking System. Jim Brown parla per la prima volta dell'uso di una piccola bomba nucleare sotto pseudonimo nel sito del giornalista canadese Thomas William. Questa è invece la prima intervista televisiva di Jim Brown sull'argomento.
Perché è stata usata? La ragione più probabile che sono riuscito a verificare finora è che fosse per mandare un messaggio chiaro a Saddam sul fatto che eravamo determinati a vincere quella guerra. Ma quali sono i riscontri al suo racconto? Abbiamo controllato se nella banca dati online del Centro Sismologico Internazionale, nell'area intorno alla città di Basra, in Iraq, era stato registrato un evento sismico della stessa forza di 5 chilotoni. 5 chilotoni corrispondono ad una magnitudo di circa 4.2 nella scala Richter. Abbiamo trovato che l'unico evento sismico avvenuto durante i 42 giorni di Desert Storm è stato un evento di magnitudo 4.2 scala Richter ed è stato registrato proprio nella zona descritta da Jim Brown tra la città di Basra e il confine con l'Iran. È catalogato con il numero 342793 e è avvenuto il 27 di febbraio del 1991, proprio l'ultimo giorno del conflitto, alle ore 13.39. Il fenomeno è stato registrato da 9 centri sismici, 2 in Iran, 4 in Nepal, 1 in Canada, 1 in Svezia ed 1 in Norvegia. Questi due ultimi hanno anche misurato l'intensità dell'esplosione, di circa magnitudo 4.2. La sua profondità viene calcolata nel primo livello superficiale, che va da 0 a 33 km. Ulteriori informazioni possono essere fornite dall'analisi delle onde sismiche registrate dalle stazioni nei diversi paesi, ma data la vastità del lavoro, chiediamo agli organismi internazionali che svolgono il monitoraggio antinucleare e ai centri sismici nazionali coinvolti di collaborare nella raccolta di elementi certi e dirimenti per capire se si sia trattato di un'esplosione o di un terremoto. Ma in che contesto storico e politico un'arma come quella di cui ci parla il veterano avrebbe potuto essere utilizzata durante Desert Storm? Rileggiamo la sequenza dei fatti. Il 2 agosto del 1990 Saddam Hussein invade il Kuwait. Il 16 gennaio del 1991 il presidente George Bush annuncia al mondo che è iniziata Desert Storm, la più grande operazione bellica dopo il 1948. 28 paesi intervengono a fianco degli Stati Uniti. Ma come avrebbe reagito il mondo islamico? Noi vogliamo creare le basi che ci mettono nella posizione di avere una credibile opzione per l'uso della forza nucleare, che è molto differente da dire che il Presidente abbia preso la decisione di muoversi in quella direzione. Noi vorremmo che fosse un segnale molto chiaro, e lo è molto chiaro, ed indiscutibile, che quando il Presidente dice che non vuole escludere la possibilità, non solo non l'abbiamo esclusa come opzione, ma la riteniamo un'opzione credibile. Se Saddam avesse utilizzato armi chimiche o batteriologiche, il Pentagono avrebbe potuto rispondere anche con l'arma atomica, ma sull'utilizzo del nucleare viene lasciata una voluta ambiguità, tanto che lo stesso segretario di Stato James Baker conia l'espressione dottrina dell'ambiguità calcolata. Il punto centrale è che comunque fosse andata, si sarebbe trattato di un risultato positivo per gli Stati Uniti. Potevano lanciare questa bomba in una delle zone più deserte immediatamente disponibili nel corso di un conflitto. Poteva essere riconosciuta per quello che in realtà era. O non poteva neanche essere riconosciuta dal momento che esplodeva in parte sottoterra. Poteva essere vista una versione minore del caratteristico fungo atomico, ma si era abbastanza distanti, non si sarebbe capito quello che stava succedendo. Gli effetti potevano essere immediati e a lunga scadenza. Ma nel 1991 un'altra arma fa il suo debutto sul campo di battaglia, l'uranio impoverito. Durante Desert Storm, per la prima volta sono stati usati proiettili all'uranio impoverito. Perché? L'uranio impoverito e l'uranio non impoverito, entrambi mostrano una sorta di firma radioattiva che poteva permettere di confonderli l'uno con l'altro, di scambiarli l'uno con l'altro. Inoltre, con l'uranio impoverito, gli effetti immediati che vengono provocati sugli individui, sui palazzi, sui veicoli, imitano in qualche modo gli effetti che vengono provocati da una esplosione nucleare più grande, come l'essiccazione dei corpi, l'immediata distruzione delle strade,
la perdita di sangue dagli occhi e dal naso, le radiazioni rilasciate da piccoli proiettili all'uranio impoverito sono anch'esse sempre presenti, ma se questi proiettili vengono usati ripetutamente, come ad esempio nelle mitragliatrici dell'aereo A-10, un proiettile dopo l'altro, uno dopo l'altro, provocano un forte impatto di radiazione, non solo nelle polveri che rilasciano, ma nelle radiazioni liberate dalle esplosioni dei proiettili. Poteva servire a coprire? Poteva coprire praticamente tutto quello che avveniva. Se fosse fondata la denuncia del veterano Jim Brown, quale potrebbe essere stato l'evento che ha convinto l'amministrazione americana ad usare una mini atomica proprio l'ultimo giorno di guerra? Possiamo solo fare un'ipotesi. Due giorni prima dell'ipotetica decisione, il 25 febbraio, un missile Scuda lanciato dagli iracheni riuscì a colpire la base americana di Dahran in Arabia Saudita, uccidendo 28 militari americani e ferendone 99. Questo provocò una forte reazione americana. Nella notte tra il 26 e il 27 di febbraio fu distrutta un'intera colonna di macchine di fuggitivi appena oltre il confine del Kuwait. Potrebbe non essere stata l'unica azione di ritorsione. Si tratta di un'ipotesi azzardata, ma la politica dell'amministrazione americana nel 1991 è stata volutamente ambigua. Ci sono dei testimoni? Ci sono testimoni. Io personalmente ho parlato con persone che si trovavano sul posto nel periodo in cui questo è successo. So di altre persone che hanno parlato con altre persone. Lo so che sembra strano, ma questo è il modo in cui funziona la intelligence community. Si sente un'informazione da un individuo, la si verifica con un altro e alla fine si butta fuori l'intero dettaglio e si raccoglie la storia completa. Quando è coinvolto un governo, non esiste un governo al mondo che ammetterà mai di aver fatto nulla di questo genere. Come è venuto a saperlo? L'organizzazione che ho creato, che si chiama Gulf Watch INS, noi abbiamo provato per molti anni a raccogliere queste informazioni per farle diventare pubbliche ed impedire che possa succedere questo di nuovo, perché ti posso garantire che se sono riusciti a passarla liscia su questo argomento nel 91, l'hanno passata liscia anche nel 2002 e continueranno a passarla liscia finché gli verrà permesso di fare questo. Questo deve finire. Prima di mandare in onda questa intervista, abbiamo informato il Dipartimento della Difesa che un veterano dell'esercito americano ci aveva raccontato che una mini bomba nucleare era stata usata durante Desert Storm. Ci hanno chiesto delle lucidazioni sul giorno in cui sarebbe successo e ci hanno inviato il seguente comunicato. Durante la guerra del Golfo del 1991 sono state usate solo armi convenzionali. Gli Stati Uniti hanno un certo numero di munizioni che hanno una capacità esplosiva di oltre 5.000 pound, cioè 2.000 tonnellate. Non è possibile per noi confermare il preciso incidente al quale vi riferite, ma se una bomba potente fosse stata sganciata in quel luogo, è ragionevole supporre che la detonazione sarebbe stata registrata dalle attrezzature di rilevamento sismografico. Durante la guerra del Golfo del 1991, quindi, sono state usate solo munizioni convenzionali. In una lettera successiva, il Dipartimento della Difesa ci ha informato che potrebbe essere stata utilizzata la bomba Blue 82, che ha una capacità esplosiva di circa 7.000 tonnellate, e ha ribadito che sono state utilizzate solo armi convenzionali. La bomba Blue 82, detta anche madre di tutte le bombe o taglia margherite, facendo esplodere una miscela di ossigeno, idrogeno ed altri elementi nell'aria e non sottoterra, produce una magnitudo di circa 3 scala Richter e non 4.2 come risulta nei dati sismici. Queste bombe venivano usate contemporaneamente ad altre testate. L'FI, la bomba ad aerosol esplosivo, conosciuta anche come MOAB, madre di tutte le bombe. La differenza principale tra le due è che la MOEB o la bomba FI hanno gli stessi effetti di una bomba nucleare. Possono anche causare l'effetto di un fungo atomico, ma non c'è inquinamento radioattivo.
Mentre il problema con una testata nucleare è che quando esplode non hai solo la detonazione, ma rimangono delle fuoriuscite di inquinamento radioattivo. Questa non è una cosa che semplicemente accade e poi passa. È una cosa che succede e resta. Il racconto di Jim Brown è tanto agghiacciante quanto al momento privo di tutte quelle conferme che possano certificarne la veridicità. La sua tesi che l'uso dell'uranio impoverito abbia potuto coprire le esplosioni di un'atomica resta una pura ipotesi che tuttavia doverosamente registriamo attenendoci ad una sorta di principio di precauzione. Quando un'ipotesi non palesemente falsa è di così drammatica rilevanza sociale, parlarne è meglio che tacerne aspettando. Anche perché molte persone e troppi bambini si sono ammalati dopo Desert Storm nella zona intorno a Basra. Siamo riusciti a contattare durante una conferenza di Istanbul il dottor Jawad Al-Ali, responsabile della divisione oncologica dell'ospedale di Basra, autore di diverse ricerche sulla radioattività nella città. La storia delle radiazioni a Basra è cominciata durante la prima guerra del Golfo, nel 1991, quando circa 300 tonnellate di proiettili e bombe all'uranio impoverito sono state sganciate su Basra e questo ha portato alla moltiplicazione del livello delle radiazioni rispetto a quello di sfondo che a Basra era molto basso. È stato l'attacco più aggressivo, quello del 1991. Hanno distrutto completamente le infrastrutture del paese, hanno distrutto tutti i ponti e non era possibile viaggiare da Basra a Baghdad. Il problema si è ripetuto nel 2003 e questa volta centinaia di tonnellate di uranio impoverito sono state scaricate di nuovo sulla popolazione civile in aree dove abitava solo gente comune. E questo ha provocato nuovi problemi, cioè l'aumento dei tumori, l'aumento di malformazioni congenite. Come sapete, il tempo di decadimento della radioattività dell'uranio è di 4,5 miliardi di anni. Il problema si configura dunque come un tentativo di uccidere la popolazione irachena tramite l'avvelenamento del suolo e delle risorse idriche dell'Iraq per milioni di anni. È difficile fare ricerche sulla radioattività a Basra? Non vogliono che nessuno parli di radiazioni, eccetto i portavoce ufficiali. E noi non lo siamo. Possiamo fare ricerche sulla diffusione del cancro, ma non possiamo fare studi sui fattori di rischio. Non danno fondi per nessuna di queste ricerche. Puoi fare ricerche epidemiologiche o cliniche, ma non ricerche su radiazioni o relative a questo settore. Fare indagini sulle radiazioni in Iraq è difficile, ma non solo in Iraq, anche in Italia. Sentiamo l'esperienza dell'allora ministro Gianni Mattioli. È nel gennaio 2001 che chiede di incontrarmi il ministro della sanità iracheno Mubarak. Nel corso dell'incontro Mubarak mi presenta gli elementi per una situazione davvero grave per zone che erano state bombardate con proiettili all'uranio impoverito. La richiesta da parte del ministro Mubarak è quella che l'Italia collabori a una ricerca epidemiologica per mettere in evidenza la dimensione della problematica, la individuazione delle zone e anche possibilità in qualche modo di innescare salvaguardie. Venni a sapere che c'era una precisa obiezione, un vero e proprio divieto da parte dell'amministrazione atlantica, del patto atlantico.
Nonostante i divieti di svolgere ricerche, i dati sugli effetti delle armi utilizzate a Basra con gli anni cominciano drammaticamente ad emergere. Questo grafico mostra l'aumento della mortalità a causa di tumori a Basra, che è aumentato in modo significativo e nel 2001 ha superato il numero di 600 morti all'anno a causa di tumori. Nel 1989 i morti per tumore erano solo 34. Per quanto riguarda le foto, ho collezionato le foto dei casi più strani, come l'ischiositoma fibroso maligno. Sono tumori molto rari e sono strettamente associati alle radiazioni. Sono causati dalle radiazioni. Così ho documentato con le foto quei tumori. Ho collezionato foto di bambini che hanno tumori, perché i tumori sembrano avere cambiato gruppi di età in cui si manifestano. Alcuni tumori che prima si manifestavano in pazienti anziani, ora si manifestano in pazienti giovanissimi, di soli 6 anni. C'è stato uno slittamento di tipologie di tumori da fasce di età di pazienti maturi a bambini sotto i 10 anni. E questo è rarissimo, e così come è rarissimo che si manifesti il tumore all'apparato linfatico di bambini sotto i 10 anni. Sono casi rarissimi. Le altre foto sono foto di famiglie, mogli e marito, che hanno avuto più di un caso di tumore nella stessa famiglia. Ho studiato circa 31 casi di questo genere, con più di un parente affetto dal tumore della stessa famiglia, e le famiglie sono aumentate fino a 71. È molto raro che una famiglia abbia 2 casi di tumore. Perché avviene che tutti e due sono affetti da tumore? Questa mappa mostra la distribuzione di quelle famiglie che hanno almeno 2 malati di cancro. 21 famiglie si trovano nell'area centrale di Basra, 7 nell'area nord e 1 in quella ovest e 2 nella zona sud-est. Questa è la mappa della distribuzione percentuale dei 5 tumori più comuni. Gli effetti disastrosi della guerra a Basra sono evidenti. Tra le cause probabili anche le radiazioni, per il dottore Jawad Al-Ali, provocate dall'uranio impoverito. Quello che racconta Jim Brown, e cioè che le armi ad uranio impoverito celassero l'uso di una bomba atomica, lo ripetiamo, non è che una sua ipotesi. Quello che è certo, invece, è che nel 1991 le armi ad uranio impoverito vengono sdoganate. I proiettili ad uranio impoverito entrano a far parte degli arsenali della NATO, di Israele, della Russia, della Cina e di altri paesi e si affiancano alle bombe nucleari che sono già negli arsenali americani, inglesi, francesi, israeliani, russi, cinesi, indiani e pakistani e di altri paesi. Davanti a questa, che è già ora una realtà spaventosa, non chiudiamo gli occhi davanti alle immagini di alcune delle vittime che il dottor Jawad Al-Ali ha avuto in cura. Questo è Ali Isra, ha 15 anni e soffriva di leucemia acuta ed è morta a causa della leucemia. Questa è Wala Abit Mozan, ha 5 anni, ha un tumore alle ovaie che è molto raro a quest'età, è una malattia delle donne di mezza età. Questa è una donna anziana con un tumore molto grosso ai linfonodi del collo e nella parte alta del torace. Questo bambino, che ha solo 5 anni, ha un non-Hodgkin's, linfoma che è raro sotto i 10 anni, ed è morto il primo giorno dell'ammissione all'ospedale. Questo ragazzo ha 14 anni, si chiama Leiv, ha un tumore alle ossa. Il tumore si è diffuso al torace ed è morto per questa ragione.
Questa bimba ha 3 anni, ha un linfoma non Hodgkin, che è molto raro a quest'età. È morta a causa di questo tumore dopo un'operazione al torace. Questa signora ha un tumore alle ossa, alla mascella. Era una rifugiata in Iran e poi viveva nella zona attorno a Basra. Questa giovane, Sheda, ha 12 anni, ha un tumore alle ossa. Il tumore si è diffuso, le è stato tagliato un braccio. È morta per questi tumori. Questo ha una testa molto grossa, piena di liquido. Sono foto simili a quelle di Hiroshima dopo l'esplosione della bomba atomica. Pensa che l'abbiano usata altre volte? È stata usata nel 2002. Può essere più preciso? Invitiamo i nostri colleghi giornalisti di tutto il mondo, le organizzazioni internazionali preposte al monitoraggio dell'attività nucleare nel pianeta e i centri sismici di ogni nazione a collaborare alla verifica di queste notizie.